sono contenta di vedere tanti giovani, e se loro capiranno fino in fondo che cosa sta veramente succedendo, diventeranno pericolosi. Io sono convinto che un cittadino ben informato sia un cittadino pericoloso, e penso che un cittadino pericoloso sia necessario, e loro saranno coloro che ci daranno la speranza per il futuro. I politici sono stati praticamente estromessi dalla lobby delle banche oramai. Le cose sul piano economico stanno peggiorando rispetto a prima dell'esplosione della crisi. Si incrementa sempre più la ricchezza dei già straricchi. Come faccio ad avere fiducia allora in questi politici che non ci hanno dato buone politiche, che non hanno saputo rimettere e riportare sotto controllo la crisi finanziaria ed economica dilagante? Non ho più nessuna fiducia. Qualche speranza invece la ripongo in nuovi partiti politici, SEL in Italia, Die Linke in Germania, il fronte della sinistra in Francia. Sono tutte formazioni che hanno fatto i loro bravi errori, ma chi non ne fa? Per me la speranza è da quella parte. Warren Buffett è il terzo uomo più ricco al mondo, ma mi sembra una persona onesta. E la frase che ha detto, citata peraltro in italiano, è: c'è una lotta di classe, è vero, e la mia classe, la classe ricca, che sta facendo la guerra e stiamo vincendo. And I think Warren... Ebbene, ritengo che Warren Buffett abbia ragione nell'esprimere queste parole. La destra ha capito come vincere questa lotta di classe e quindi si è appropriata di tutte le armi, di tutti gli strumenti necessari per vincerlo. Nelle democrazie si sente il senso di responsabilità nel confronti delle altre persone. Tutti si sentono parti dello stesso corpo e affinché la società funzioni è necessario coinvolgere tutti gli individui che la compongono. Ma il neoliberismo, la democrazia, non conta veramente, viene vista piuttosto come un ostacolo che si frappone, e quindi quello che prevale è il mercato, che deve essere libero di compiere il proprio incantesimo, perché il mercato controlla se stesso. Esistono solamente individui, quindi se una persona è povera, la colpa viene fatta ricadere su quella persona, dando quindi un giudizio morale, un giudizio di valore che fa parte appunto della teoria neoliberista. A seguito della crisi finanziaria sono stati spesi almeno 16 trilioni di dollari per salvare le banche e ci sono almeno 32 trilioni di dollari in paradisi fiscali, quindi l'austerità non avrebbe nessuna ragion d'essere se venissero chiusi questi paradisi fiscali e se le varie aziende transnazionali pagassero davvero le tasse che devono.